Ma alla luce di tutto quello che è emerso oggi, davvero le donne sono così svantaggiate in tema di conoscenza finanziaria e anche assicurativa? Sì, purtroppo sono svantaggiate, partendo da un gap che riguarda tutti i cittadini italiani, perché lo conosciamo tutti che c'è una incompetenza sul materia economica, finanziaria e quindi anche assicurativa, e c'è moltissimo da fare. Noi lo vediamo proprio dalla partecipazione ai corsi che come Global Thinking Foundation organizziamo. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto 7500 donne che hanno partecipato a questi corsi, quindi moltissime donne che hanno fatto vedere la voglia però di conoscere, la voglia di capire, la voglia di acquisire competenze necessarie per la propria indipendenza e la propria autonomia, perché è fondamentale se si vuole guardare in prospettiva a una crescita anche del nostro paese. Non ci può essere una crescita vera del nostro paese se non c'è anche una crescita delle donne, delle loro competenze, delle loro capacità. Grazie. Grazie. Grazie.